finalmente aperte le iscrizioni per la quarta edizione del Festival Cantateini con Arte, il concorso rivolto a tutti i cori parrocchiali della Diocesi di Roma e di quelle suburbicarie. Partecipare è molto semplice, entro il prossimo 27 settembre sarà possibile registrare e inviare a concorsiradiopiu@gmail.com un brano liturgico in lingua italiana o latina della durata massima di 5 minuti, esplicitamente concepito per la celebrazione eucaristica. Ogni coro potrà decidere di concorrere per una delle due sezioni previste, editi e inediti. Potrà cioè scegliere di partecipare al concorso con un brano della tradizione liturgica consolidata o di scriverne e musicarne direttamente uno ex novo. Insieme al brano dovrà pervenire sempre tramite mail la scheda di adesione, scaricabile dal sito www.radiopiu.eu, da compilare e firmare in ogni sua parte, e la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Il costo di iscrizione è di 50 euro per coro. Saranno 12 cori, 6 per ogni sezione, e scelti da una giuria di qualità presieduta da Monsignor Marco Fisina, direttore del coro della Diocesi di Roma, accederanno alla serata finale del 6 novembre alla Basilica di San Giovanni Bosco. 2 i vincitori decretati dalla giuria, uno per ogni sezione, e saranno premiati con una targa e con un buono del valore di 250 euro ciascuno, da spendere in acquisto di prodotti musicali. Ma non solo, al di là della sezione per la quale si concorre ci sarà un terzo vincitore, a sceglierlo gli utenti del web sulle piattaforme online di Radio Più Roma. Il coro più apprezzato potrà esibirsi fuori concorso durante la serata finale e sarà premiato dalla giuria con una targa e con un buono del valore di 100 euro, sempre da spendere in acquisto di prodotti musicali. E dunque ricordiamo che il regolamento completo con tutte le informazioni utili, le fasi del concorso e la scheda di adesione sono disponibili sul sito www.radiopiu.eu. Al fine di garantire una migliore organizzazione del festival è gradita il prima possibile un'adesione preliminare scrivendo a concorsiradiopiu@gmail.com.